Un saluto a tutti gli amici di Smart World e benvenuti nei 2 minuti con Smart World di oggi, lunedì 13 giugno 2016. Sì, lo so, stasera gioca l'Italia nella prima partita contro gli europei, ma noi non ci occupiamo di sport e quindi c'è un'altra cosa che ci interessa oggi, ben prima della partita calcistica, ovvero il WWDC che Apple terrà oggi in orario alle 7, ora italiana, quindi tranquilli, avrete anche tempo per vedere la partita, dove annuncerà un sacco di cose nuove. E quest'anno, più di tanti altri anni, non sappiamo di preciso che cosa presenterà, o meglio, sappiamo cosa presenterà: la nuova versione di OS X, che probabilmente si chiamerà macOS 10.12, e la nuova versione di iOS, ovvero iOS 10. Detto questo, però, non sappiamo di preciso quali saranno le novità, quindi tanto interesse verso questo evento. Ci saranno probabilmente anche altre novità relative, per esempio, ai pagamenti, forse dentro iMessage, e forse anche per Apple Music qualcuno parla anche di WatchOS. Ma detto questo, molti in realtà attendono qualcosa di più concreto, di più tangibile, ovvero i nuovi MacBook, i MacBook Air e i MacBook Pro. Lasciate perdere il fatto che qui in ufficio li stanno aspettando un po' tutti. Purtroppo però non sarà probabilmente oggi il giorno in cui conosceremo questi nuovi prodotti, e se accadrà probabilmente sarà soltanto per avere una rapida anteprima, visto che è molto molto difficile che arrivino ora, anzi sono attesi probabilmente per dopo l'estate, avvicinandoci al Natale. Detto questo, alle 7 connettetevi con noi su smartworld.it, troverete il relativo articolo anche su Mobile World, per seguire l'evento, il WWDC 2016, appunto in live blog con noi, appunto a partire dalle ore 17, ma anche un quarto, 19, scusate, 19, ma anche un quarto d'ora prima, noi saremo lì appunto già pronti a darvi le prime informazioni e i primi riassunti. Detto questo, manca poco, WWDC, ovviamente poi avrete tutto il tempo anche per guardarvi la partita. Per questi 2 minuti è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per smartworld.it.